Ma è stata una buona partita, sicuramente c'erano le condizioni atmosferiche non ideali, anche se questo era sia per noi che per loro. Loro sono partiti meglio di noi e noi con il tempo abbiamo fatto in modo di trovare quell'equilibrio in campo che ci dava un po' più di solidità ed equilibrio in tutte e due le fasi. E direi che nei primi 45 minuti sicuramente loro hanno avuto quelle due occasioni che ci hanno messo in difficoltà. Poi la squadra nel secondo tempo credo che abbia lavorato molto molto bene, soltanto che negli ultimi 15 minuti abbiamo accelerato troppo per poter andare a finalizzare. Forse un po' più di lucidità nei secondi 45 minuti si riusciva a creare quella palla gol per portare a casa il risultato, ma tutto sommato è stata fatta una buona gara. Non aver preso gol sicuramente aiuta. È chiaro che dobbiamo cercare, come ho sempre detto, dobbiamo cercare di migliorare quello che è sia l'atteggiamento iniziale sia per quanto riguarda la gestione della gara. Assolutamente sì, in base ovviamente ai giovani che sono molto più bravi a spingere che a difendere. Riusciamo ad avere quella solidità difensiva che poche squadre hanno in questo girone. Sono tre ragazzi molto molto disponibili che fanno un lavoro molto molto importante in virtù anche del fatto che comunque i giovani che stanno giocando adesso, Sen e Paglino, sono molto più propensi alla fase offensiva che a quella difensiva. Abbiamo avuto alcune defezioni in settimana dove ovviamente dovevamo su chi si era allenato poco. Esposito ha fatto una buona gara dall'inizio, poi ho dovuto cercare di gestire le forze perché sia Turchetti sia Bullino comunque venivano da pochi allenamenti dove avevano un minutaggio più basso. Mi auguro che questa settimana possano mettere benzina nelle gambe per averli al meglio fisicamente di me. Sì, è arrivato il transfer, finalmente siamo tutti contenti, anche se comunque lui si è sempre allenato con noi. Adesso ovviamente avendo la disponibilità cambia anche la sua testa, quindi meglio averlo con noi che non contro. Una squadra comunque che ha iniziato bene anche lei, è di grande spessore anche loro, è ben allenata. Noi ci stiamo preparando al meglio per cercare di fare in modo che al Pinto si possa vedere una squadra tignosa, rognosa, che faccia in modo di interpretare bene le due fasi. Come dico sempre, bisogna sempre giocare in 11 in tutte e due le fasi, quindi a prescindere dall'avversario, che ripeto è un avversario di cartello, allo stesso tempo noi dobbiamo pensare, come ho sempre detto, dobbiamo pensare a noi stessi. Oramai è andata e credo che dobbiamo guardare con grande fiducia perché comunque i ragazzi hanno grande entusiasmo, grande voglia e sanno benissimo dove eventualmente è stato sbagliato sia nel singolo sia nel collettivo. Dobbiamo correggere gli errori, lo sapevamo, non siamo una squadra collaudatissima alla seconda giornata, ma siamo sicuramente un gruppo che ce la mette sempre tutta e fino alla fine deve uscire dal campo che la maglia è fradicia, quindi facciamo in modo di lavorare bene in settimana. Stiamo lavorando in merito al discorso della Paganese, quindi lavoriamo duramente per arrivare a domenica belli carichi.